Pensavo di affidarti tutta la grafica del progetto. Sta scherzando? Io non scherzo mai sul lavoro. Tu hai talento, Melzi. Ma cosa vuoi che importi ai suoi clienti? Troverà un altro architetto per portare a termine certi progetti. Quella non sopporta che l'hai mollata per colpa mia. È così. Ma questo la gente non lo saprà mai. Ci deve essere un modo, però. Lascia perdere. L'unica ancora di salvezza è la Comtes. Comtes? Quel progetto è mio al 100%. Nessuno può scipparmene la paternità o togliermene la firma. Comtes è la prova che io valgo qualcosa. Il mio futuro è nelle mani del tuo ex, Bobo De Contris. E tra 2 giorni sapremo se firmerà la delibera o meno. Come vuoi. Anzi, quella lettera di dimissioni che ti ho firmato per finta, ritienila vera. Dopo Comtes avrò sicuramente delle offerte molto più vantaggiose. Liberarmi di te è stato come guarire da un cancro. È un po' sfigato per i miei gusti. Comunque prenoto subito. Tra mezz'ora? Vicky, ma te ne vai così senza neanche farmi una carezzina? Eh? Poverino, faccio la carezza. Perché non saliamo da te a spegnere le candeline?